Ciao a tutti e a tutte, grazie per questo gentile invito. E poche cose. La prima è questa: io penso che concettualmente dovremmo iniziare a pensare quella che stiamo vivendo non come quella di una guerra, ma come due guerre. Penso che c'è una guerra nella parte regionale che è stata criminalmente messa in piedi da Putin, e penso che quella guerra giustamente abbiamo chiesto che si potesse fermare con una trattativa. E invece che provare a fermare quella guerra con una trattativa, l'Occidente, segnatamente gli Stati Uniti, hanno deciso di usare quella guerra, mi verrebbe a dire la scusa di quella guerra, per scatenare un'altra guerra, che è a tutti gli effetti l'inizio della Terza Guerra Mondiale, nel senso che prevede, mi pare, un'escalation continua sull'Ucraina. Non sfugge a nessuno, penso, che una guerra con una potenza nucleare non possa essere vinta, perché una guerra con una potenza nucleare, se va avanti, finisce con una guerra nucleare. Non è che può succedere tanto d'altro, salvo pensare che sia semplicemente Putin il problema e non invece un elemento sistemico maggiore. Quindi, da un lato c'è il tentativo, diciamo, c'è il tentativo di trasformare l'Ucraina in una sorta di Afghanistan europeo, con qualsiasi cosa si tocca, si rischia. E quindi di trasformare l'Afghanistan europeo. Secondo obiettivo, già in larga parte realizzato, è il suicidio dell'Europa, perché l'Unione Europea si è tecnicamente suicidata in questa vicenda. Non ha fatto valere, nemmeno le classi dominanti europee, non hanno fatto valere i propri interessi geopolitici. Si sono arruolati in una guerra contro di sé, perché quello che sta accadendo è la subalternità anche economica e strategica dell'Europa, gli Stati Uniti, che rompe il rapporto, quello che è il suo legame storico, tra virgolette, naturale. E in terzo luogo, penso che questa guerra mondiale, lo si vede sulla questione di Taiwan, sia legato a un punto specifico, e cioè dentro la crisi della globalizzazione, dentro il venir meno del ruolo di primazia unipolare degli Stati Uniti, che non ha più ragione di esistere per rapporti economici, tecnologici, di scambi commerciali e quant'altro, il tentativo degli Stati Uniti di ripristinare questo dominio per via militare. Questo a me sembra. Lo stesso utilizzo della NATO, che si è riunita due volte da quando è cominciata la guerra in Ucraina, sempre avendo anche presenti i ministri degli esteri dell'Australia, della Corea del Sud, della Nuova Zelanda, del Giappone, e sempre avendo all'ordine del giorno sia la lotta contro la Russia. Come avversario strategico, cioè la NATO, che formalmente, non solo sostanzialmente, passa da essere un organismo difensivo ex guerra fredda, viene reinventata come organismo offensivo nel nuovo ordine mondiale, che, come dice Biden, ci sarà e dovremmo governarlo noi. Questo a me sembra la cosa. Quindi io penso che sono due conflitti, e che il secondo ha potenzialità distruttive totali. E quindi credo che dobbiamo costruire un movimento della pace che, secondo me, è in una difficoltà, perché abbiamo un elemento molto positivo, è che le opinioni pubbliche, segnatamente quelle italiane, e progressivamente anche quella tedesca e francese, c'è un miglioramento da questo punto di vista, tendono ad essere contro l'escalation, contro la fornitura di armi, a favore della trattativa. C'è una difficoltà a trasformare questa opinione in una forza politica. Questo è un punto decisivo. Secondo, c'è una difficoltà a comprendere che il problema non è solo come fermare la guerra lì, mai di porre il tema a livello mondiale di come si esce da questa crisi con un mondo plurale, multipolare,
perché non è buono il mondo governato unilateralmente dagli Stati Uniti, fatemi dire che non è buono il mondo nemmeno spaccato in due con Stati Uniti ed Europa da una parte e Russia e Cina dall'altra. Non è un bel mondo da vedere. Non sarebbe un mondo che fa la lotta al cambio climatico. Farebbe come l'Europa, che può di tirar via il gas russo, brucia carbone e gas di scisto che è più inquinante del carbone. E avanti così. Quindi io penso che c'è una battaglia per fermare la battaglia. C'è una pace, mi avrebbe tirato le orecchie. C'è una lotta per fermare la guerra attraverso la trattativa e evitare l'escalation. E c'è una lotta più generale che ponga il problema della cooperazione a livello internazionale di un mondo multipolare, perché altrimenti non riusciamo in qualsiasi modo, perché la soluzione è già sancita. L'ultimo punto è che credo che dovremmo riuscire a intrecciare questa lotta generale con la difesa degli interessi materiali delle classi subalterne, perché questa guerra ha inizia ad avere e avrà più pesantemente effetti negativi sul piano economico e sul piano sociale. Noi dobbiamo evitare di avere un pacifismo con la puzza sotto il naso, che essendo un pacifismo di tipo più etico, morale, penso alla gente come me che ha fatto l'obiettore di coscienza del giovane e quant'altro, guarda con un certo distacco coloro che subiscono gli effetti negativi sul piano economico e sociale della guerra e che non hanno questa coscienza pacifista generale. Io penso che il nostro problema è mettere insieme il no alla guerra per ragioni etico-morali col no alla guerra per ragioni bassamente sociali. Ho fatto una rivoluzione dicendo pace e terra ai contadini. Le due cose stavano assieme. Io penso che oggi abbiamo un problema simile. E quindi di riuscire a tenere assieme la questione sociale in termini stretti con la questione ideale. Finisco. L'ultima battuta veniva posta da Bevilacqua, specificamente da Maurizio, il tema della costruzione di una soggettività politica su questo. Io penso che sia corretto che il tema di come costruiamo una coalizione, chiamiamola come vogliamo, PD, diciamo, no? Una cosa che riesca a partire dal no alla guerra a declinarsi sui vari terreni è il problema fondamentale. Questo processo, penso io, per essere credibile deve riuscire a essere visibile, cioè essere dichiarato, a essere dichiarato nel suo profilo politico generale, penso io di alternativa ai poli politici esistenti, nel suo profilo di funzionamento, cioè deve essere chiaramente democratico e partecipato, in modo che coloro a cui ci rivolgiamo possano pensare di partecipare ad un processo politico che non è di proprietà di qualcuno, ma che è proposto per sua natura da qualcuno, non può essere proposto da tutti insieme. Ci deve essere qualcuno che lo propone, ma che nell'atto di essere proposto, questo si deve, come dire, in qualche posizione del fatto che il processo di costruzione lo trasformi, lo cambi e lo costituisca effettivamente. Questo a me sembra la scommessa che abbiamo, secondo me i tempi sono assolutamente maturi per proporre la proposta, mettiamo così, bisogna fare una bella operazione che nessuno si sente escluso anche nella proposizione, ma poi va fatto un grande processo, perché penso che quella metà della popolazione italiana che ha delle idee giuste sulla guerra e anche su altro deve trovare il modo di costituirsi come fatto totale politico. Grazie Paolo. Adesso Ida si può